Qualcosa sta mettendo in serio pericolo alla mia colonia di formiche. Sono giorni che le osservo, le vedo mangiare regolarmente, le vedo abbastanza attive all'interno del nido, ma continuo a non avere idea del perché ci siano morie improvvise di operaie. Cosa c'è che non va? Se sei nuovo del canale, ti aggiorno rapidamente. Questa è la mia colonia di tetraponera rufonigra. Nel loro video precedente erano alle prese con una nuova arena. Sì, avevo fornito un nuovo spazio dove potevano foraggiare più comodamente. Considerando che in natura questa specie crea colonie piuttosto piccole e che la mia colonia aveva superato il centinaio di individui, sembrava che tutto procedesse per il meglio all'interno del nuovo setup. Ora però, questa situazione è cambiata drasticamente e sono rimaste pochissime operaie che raramente lasciano il nido. Praticamente escono solo quando le nutro o scoperchio il formicaio per osservarle. Hanno passato l'inverno all'interno di un armadio riscaldato ad una temperatura di circa 25 gradi centigradi ed invece di aumentare di numero sono diminuite. Ora conto 23 formiche più regina covata. Quindi, cosa sta andando storto? Diamo un'occhiata alle varie possibilità. Non appena ho capito che qualcosa non andava, ho offerto alla colonia diverse varietà di cibo, che inizialmente hanno interessato parecchio le operaie. Diversi tipi di insetti, diversi tipi di zuccheri. Credevo che il problema fosse legato all'alimentazione. Ho pensato che forse la colonia era priva del giusto apporto di carboidrati e proteine e aveva solamente bisogno di più cibo. Ma anche questo si è rivelato inutile. Questa specie di formiche è in realtà notoriamente conosciuta fra gli allevatori di specie esotica come abbastanza difficile da mantenere in vita. Anche online si trovano pochissimi dettagli e consigli su come prendersi cura di loro. Le colonie di questa specie che si possono vedere su altri canali YouTube sono in genere molto piccole e sopravvivono per poco tempo. Ovviamente le mie azioni si basano sui consigli di chi ha più esperienza di me con questa specie. E poiché questa è una specie arboricola, un formicaio in legno o bambù sarebbe stato perfetto. E così ho fatto. Quindi la domanda che mi pongo è: cosa può esserci di sbagliato nel setup che gli ho fornito rispetto all'ambiente naturale in cui queste formiche prosperano? Sembra che ci sia un qualche elemento essenziale che trascuro, che fornisco in maniera non adeguata alla colonia, o al contrario, sto fornendo qualcosa che effettivamente le sta uccidendo una ad una. Forse il formicaio ha camere troppo ampie per loro? Uno spazio troppo aperto? Queste sono formiche predatrici che affrontano regolarmente spazi aperti anche in solitaria, e il formicaio mi sembra delle dimensioni adeguate. Ho pensato che potesse essere qualche parassita, come gli acri che le hanno decimati il primo anno di allevamento. Così mi sono impegnato ad osservarle attentamente, cercando eventuali parassiti. Fortunatamente non ce ne sono. Setup e formicaio sono puliti e privi di acri. Così tante domande e tutto ciò che posso fare è guardarle mentre muoiono lentamente? Qualche giorno fa, parlando con un amico, abbiamo riconsiderato le condizioni dell'ambiente naturale in cui vivono queste formiche. Dove vivono queste formiche? Queste formiche sono native del sud-est asiatico, in una zona compresa fra l'India, Sumatra ed il Vietnam. Il clima tropicale di questa zona è contraddistinto da precipitazioni frequenti e abbondanti e di conseguenza un tasso di umidità abbastanza elevato per buona parte dell'anno. Che sia proprio questo il problema? La mancanza del giusto gradiente di umidità? È vero che queste formiche vivono nel legno, ma i formicai artificiali in legno non possono essere umidificati se si vuole prevenire la muffa e che marciscano velocemente. Piuttosto che vederle morire una ad una, devo fare qualcosa. Cosa posso fare per fornire maggiore umidità al nido? Ho deciso di sostituire il vecchio formicaio in legno con un Ingas Beton. In questo modo posso idratarlo regolarmente e mantenere un certo grado di umidità, anche se questo significa avere costantemente condensa all'interno del nido. Preparo il tutto per un trasloco d'emergenza. All'interno del formicaio in gas beton aggiungo un pochino di fibra di cocco, dovrebbe aiutare a mantenere ancora meglio l'umidità. Rimuovo le decorazioni dell'arena per avere lo spazio sufficiente a posizionare il formicaio al suo interno. Thank you.
scollego il vecchio nido e lo posiziono al centro dell'arena. Collego il nuovo e tutto ciò che mi rimane da fare al momento è attendere e dare il tempo alle operaie di rendersi conto dei cambiamenti. Non ci è voluto molto prima che le operaie esploratrici trovassero l'ingresso del nuovo formicaio. Dopo qualche tentativo incerto e pauroso, le operaie sembrano essersi convinte e sempre più formiche esplorano all'interno del nido. A questo punto, rimuovo il coperchio del vecchio per incentivare il trasloco. Iniziano a portare uova e larve, ma che sta succedendo alla regina? Noto con sincero stupore che quest'ultima viene letteralmente trascinata contro la sua volontà. Tenta di tornare nel vecchio nido diverse volte, ma a quanto pare le operaie non sono d'accordo. Questa è la dimostrazione del fatto che la regina non prende decisioni contingenti, è una subordinata al volere della colonia, non ha alcun potere sulle scelte che compiono le operaie. La maggior parte del trasloco è ormai completa e ora non ci resta che osservarne gli effetti a lungo termine. Sarà stata una mossa azzardata? Sarà il tempo a dircelo. Intanto riposiziono le decorazioni e provetta con acqua in arena. Ora si meritano solamente un po' di cibo e qualche giorno di tranquillità. Vi terrò aggiornati su quello che succederà nei prossimi mesi e se questo ultimo tentativo di salvare la colonia avrà successo, probabilmente qualche scheda di allevamento dovrà essere aggiornata. Se ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.